Ciao a tutti! Ciao! Oggi abbiamo Alissa in versione gattina, ma anche in versione sdentatina. Infatti, ieri è caduto un dentino e questa notte il topolino, oltre a qualche soldino, ha portato anche questi nuovi set di Washimals. E adesso li scopriamo insieme a voi. Noi già conosciamo i Washimals, li abbiamo già aperti con voi e sono degli animaletti che possiamo personalizzare con i colori e che poi possiamo lavare per rigiocarci tutte le volte che vogliamo. Sei contenta, Ali? Sì! Oggi abbiamo qui il set spa in viaggio, quindi questa macchinina con dentro tutto l'occorrente per decorare e lavare il nostro cucciolo, la casetta dei cuccioli, questa non vedo l'ora di aprirla perché secondo me è bellissima, e poi un piccolo set con colori e accessori extra per decorare i nostri cucciolini. E anche guarda qui dietro che ci guarda. Eh sì, ci sono già i cuccioli che ci sbirciano dalle finestre. Sì, guarda quel cane. Sì, che bello, io per il bagnetto, come il nostro cane e il gatto. Non è tanto contento. Ok, allora apriamoli, così li vediamo bene come sono fatti dentro e poi li proviamo. Questi teniamoli un attimo da parte e apriamo questi. Ti prendeva l'orecchietta? Sì. La spazzola. Poi la vaschetta. Sì, la vaschetta, anche portatile. Si mette qui e si porta. Dei pennarelli per colorare i cuccioli. Che bello! Wow! La pompetta! Bello! È quello che si riempie d'acqua! No, non è per bere. Dov'è il cucciolo? Guarda un po' se lo trovi. Eccoli! Non li avevo visti. Che animaletti sono? Abbiamo trovato una cagnolina femmina, un altro cane. Ok, eccoli qua. Il furgoncino si apre ed ecco qui che diventa la nostra spa da viaggio. Questa è la zona decorazione, infatti c'è lo spazio per mettere i pennarelli. E invece questa è la zona lavaggio. Ok, abbiamo aperto questo set, però prima di giocarci io voglio aprire anche questo, così li vediamo tutti e due. Ok. Wow! Si apre così e questo diventa il giardino! Guarda, altri cuccioli! Voglio vederli, forbici! Allora, qui c'è il doggo. Dog, cane! Sì! Invece questo è l'alt gatto. Perché è alto. Un gattino! Questo sei tu allora! Guarda, uguale, stesse orecchie. E poi l'altro cos'è? Non ci credo! Il gattino pelosino! Che bello! Un gattino a pelo lungo, così abbiamo anche due gattini. E poi c'è la vaschetta, ovviamente, la vaschetta da bagno e altri colori. Non ci credo! No, che carino! Ecco qui la nostra casetta, guardate che carina! In cartone ha dentro tutte le stanzettine, guarda! È super bella! Allora, qui ci sono i nostri animaletti, però tutti bianchi, che attendono l'arrivo della nostra spa in viaggio. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua qui dentro, lo possiamo richiudere, basta semplicemente premere, così. Non è da svitare, è proprio da alzare e poi riabbassare. Questo qui non serve solo per lavare i cuccioli, ma anche te! No! Sono disarmata! Ok, allora, dai, partiamo! Siamo arrivati! È stato un viaggio breve ma molto intenso. Recuperiamo gli accessori extra. Apriamo! Allora, qui abbiamo dei pennarelli, dei fiocchetti, questi non li avevo mai visti negli altri set, ma anche un'altra cosa, questa non l'avevo vista, degli adesivi! Poi questi invece credo che siano proprio dei fondali decorativi. Infatti, questo si mette così, dopo averlo colorato, e ci fa da sfondo per le foto. Ok, iniziamo! Il mio primo cliente è questo bassottino. Invece il tuo? È il mio gattino lunghino. Va bene, allora vediamo un po' che cosa ti inventerai. Sulle orecchie voglio fare zig zag. Questo sarà il cane del zig zag. Ma cosa fa?
sul musetto. Ha messo il musetto dentro il barattolo di vernice, questo gattino. Beh, può essere anche così, però io lo sto facendo blu. Ah, ok. Bene, tu sei pronto? Avanti il prossimo. Tocca a te, signorina. Io voglio fare Bia. Ecco, io ho fatto Bia. Ho finito! Anche col cuoricino sulla pancia, che bello! E guarda quei lati. Sì? Aggiungiamo anche un collarino per Bia. Guardate che carina! Ok, ultimi due clienti. Questo bel bulldog francese e il bassottino. Questo cagnolino era un fan di Harry Potter, quindi aveva una cicatrice qua a forma di saetta. Il bello è che uno si può inventare tutto quello che vuole. E poi, anche se non viene niente di che, si lavano e lo puoi rifare. Come sta venendo? Benissimo! Anche se si è messo il rossetto. E ora gli attacco anche una stellina. Ed ecco qua i nostri cuccioletti, tutti colorati e anche accessoriati. E guarda qui, mamma, gli ho messo una sellina. Ok, adesso però è arrivato il momento del bagnetto. Qui abbiamo la vaschetta da bagno con l'acqua e qui invece la pompa a spruzzo. Io voglio fare la pompa a spruzzo. Immaginavo. Ok, io mi prendo la vaschetta, però la tolgo dalla casetta perché non voglio bagnarla, visto che è di carta, altrimenti ho paura di rovinarla. Ok, allora ecco qua i tuoi clienti. Togliamo i fiocchettini perché questi li riusiamo la prossima volta, mica li buttiamo via. Ok, siamo pronti per questo bagnetto? Sì! Via! Allora, Bia, tu sarai la prima. Entra qui nella vaschetta. Oh, invece lui ha già iniziato la doccetta. Mamma, che caspuzzo! Guarda, mamma, se l'ho già da solo! Wow, ma è potentissima questa pompa! Guarda! Più siamo lontani, più... Guarda, è diventato superfluo! È vero! Noi invece... andiamo qui di spazzola e strofinamento. Mami, vuoi che ti aiuto? Forse sì, mi serve una mano. Ma questa pompa è fantastica! Ma pulisce benissimo, non è giusto! Hai visto? Sì! E sono tornati come nuovi! Ok, avanti prossimi! Voi potete tornare anche a casa. Allora, stavolta la voglio provare io la pompetta. È davvero fantastica perché il getto dell'acqua è abbastanza potente da togliere automaticamente il colore ed è anche divertente perché sembra proprio di fare un lavaggio professionale. E ora ci trasferiamo nella vaschetta per un'ultima strofinatina. Laviamo bene le orecchie. Laviamo bene le orecchie perché c'era un po' di cerume, eh? Vedi che è tutto giallo? Ecco qua. Ma aveva finito il gattino. Si è nascosto, è scappato. È riuscito a svignarsela. E ora non si farà lavare? No, no, dobbiamo trovarlo perché se passano troppe ore dopo il colore non va più via bene. Dove è finito? Mamma, guarda, c'è un figlio. Seguiamolo. Ah! L'abbiamo ritrovato per fortuna. Dai, vieni a lavarti. Si era attaccato il filo. Che dite se glielo facciamo fare insieme? Dai, dai, che c'entrano tutti e due, su. Perché quella pompa è troppo bella. Anche a me. Ed ecco qua, tornati come nuovi per rigiocare. Ma ti sei decorata anche tu? Sì. Beh, è vero, sei anche tu un animaletto. Però, scusa, ne mancano due all'appello. Dove sono gli altri due? Forse stanno già partendo. Ah, si erano già messi qua. In effetti, abbiamo finito di giocare, quindi è tutto pronto per essere rimesso a posto. Rimettiamo qui anche la spazzola. Si chiude. Ta-da! Tutto portatile. E poi, invece, loro li possiamo anche mettere nella loro casetta. Li mettiamo qui e anche la casetta si richiude. Ci rimettiamo anche questo. Ed ecco qua. Rimane tutto bello chiuso. Bello, eh? Sì. Poi quando vuoi giocare, opla, riapri ed hai la casetta pronta. Con tutte le sue stanzette e il giardino. E la macchina.
Comunque ragazzi, questi due set di Washimals mi sono piaciuti un sacco, sono molto creativi e divertenti. Adesso devo andare a sistemare anche questo pet, perché come vedete è tutto decorato, devo andare a fare un bagnetto. Comunque vi lascio in descrizione il link a questi due set. Per oggi il video finisce qui, speriamo che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!